il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come vedete, siamo qui di nuovo ancora a Pratopoli. Intanto io off camera, ora vi faccio vedere se trovo la mappa. Eccola. Mi sono fatto questa zona qui, il percorso 212 che va tra Coripoli mentre è Pratopoli, mentre l'altra volta per arrivare a Pratopoli ci eravamo fatti Feleminia e poi Rupepoli, e quindi ho fatto quel percorso che mi mancava per arrivare per completezza. E ok, sì, infatti l'ho trovato. Poi ho allenato pure un po' la squadra, ho Deco il 34, Rainbow e Sparkle pure. Mi mancano Flamelle e Volano. Sia Deco che Volano dovrebbero evolversi fra poco. Allora, esplosione. Yeah. L'animazione da questo punto di vista è veramente veramente carina. Ok, la regola che se ne va. Ok, perfetto, io quindi devo andare a inseguire il tipo del team Galassia. E tranquillamente andare avanti. Sperando che in qualche modo arriviamo in fretta a lui. Di nuovo Bellocchio che ha per sì, grazie al caro Bellocchio che stiamo parlando del team Galassia, era pure ovvio. Che poi uno degli ultimi video l'avevo pure sbagliato, avevo chiamato il team Plasma nel video o qualcosa del genere, quindi ero proprio no, non volevo entrare di qua per fare le lotte. Ok, non vedo l'ora di prendere la medaglia di Nevepoli per poi prendere questi strumenti qui. Ok, sto qua del Pokémon. Spera, ok, un Pokémon solo al 31. Che dovrebbe, questo Rangrunk dovrebbe in teoria permettermi di arrivare all'elo 34. No, ok, incontriamo pure Camilla. Sì, Pokémon Miraggio. Ok, parla del primo Pokémon, dei vari Pokémon Miraggio. Ok, Barry sempre al momento opportuno parla, che parla e confronta la Camilla, ovvero la campionessa di Sinnoh, per nostra sorella. Ottimo. È bello che conosciamo Barry da quando erano, cioè Barry il personaggio conosco quando ero piccoli e non sapeva che era se avesse avuto una sorella oppure no. Il che è molto molto il che fa capire che Barry è molto molto, diciamo, poco attento alle cose. Allora, direi di qualche lotta di farlo lo stesso, perché voglio la squadra evoluta quanto più possibile. Allora, direi di usare ruota fuoco e ora salto su Machoc. Una loca po'. Cacchio. Speravo di mandarlo giù un colpo solo. Si vede che non era abbastanza forte. Allora, le mosse di tipo fuoco ce la dovrebbero fare. Spero. Il dubbio l'ho. Una pozione a Flamella. Meno male che gliel'ho dato. No, ho sbagliato. Ok, anche pronto ad andarlo.
Nessuno di due è salito di livello, perfetto. Vediamo se a questo giro qualcuno si decide a salire. Ok, Feebas e Roseri. Roseria, scusa, non Roseri. Perché mi uscì Roseri? Boh. Allora, Roseria che può e ci porta Flamella del 34. Ottimo. Allora, direi sicuramente di mettere Volano davanti. E poi come sono Pokémon Deco, così con le lotte in doppio dovrebbero riuscire a evolversi entrambi. Deco già ci ha provato a evolversi, però ero bloccato perché volevo farla in lotta. Allora, invece mega assorbimento Psyduck. No, speravo, ok, qualche attacco più veloce, però Volano veramente ci mette tantissimo a salire di livello. Vero che per dire Flamelge sale a livello 40, si evolve, però ci mette leggermente meno punti esperienza per, cioè, quelli che sono necessari per l'evoluzione. Ok, ciao a tutti, non lo capo. Vediamo, speriamo che anche per quanto riguarda Paragli ci mettiamo poco. No, cacchierola. Ok, livello 33. Cosa volevo imparare, non ho letto. Riduttore, che direi al posto di attacco rapido è una bella mossa. No. Comunque vediamo se in questo caso Magnemite devo mandare K quanto più veloce possibile, perché poi ho il tipo elettro e come sappiamo i Pokémon di tipo elettro contro Pokémon di volante non è che sono tanto favoriti. Ok, Tentenna no. Ok, direi tranquillamente di dargli una iperpozione. Meglio così. Ok, Mr. Mime. Allora intanto posso, no, dargli un'antiparalisi e cominciare ad attaccare con un Deco. Ah, ottimo. Livello 35 per Deco. E quindi possiamo dire che abbiamo il terzo membro della squadra al livello, cioè l'evoluzione massima, ovvero il nostro Deco che si è appena evoluto in Torterra. Ma non dobbiamo imparare la mossa, cioè non dobbiamo imparare Terremoto durante l'evoluzione? Non ne ho idea, cioè sì, in teoria sì. Ah, mi sa che l'ha imparato a livello 34 e quindi siamo rimasti fregati. Cioè fregati fino a un certo punto, perché la posso sempre comprare al di là al centro commerciale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Ok, ora andando a Memoride possiamo imparare qualcosa di più sulle leggende Pokémon. Quindi io direi sicuramente, se trovo gli strumenti adatti. No, Roccianima no. Allora, repellente Max. Parte un po' di brulli qua e là.
Ok, troviamo subito un repellente max. Tanto io, diciamo che clicco per, nella speranza di trovare strumenti. Qui c'è un allenatore, ok. Tre ninja, quindi dovrebbero essere tre in teoria in tutta la zona. Qui ci vanno pure Scorupi. No, odio questa mossa, mi si spillo come se mi trae a qualunque mossa ci mette più di un turno per azionarsi, cioè per avere effetto. Ok, contiamo pure un Grogra. Ok, allora 34, no. Poi con l'altro, col secondo forse già dovrei fare. Ok, livello 34 e quindi evoluzione per Volano, che si evolve in Staraptor e vuole imparare Zuffa al posto di Rimonta. Iperpozione, ottima mossa, eccolo qui. Stavo cercando l'ultimo del Trio Ninja, il che è cosa veramente buona e giusta. Abbiamo quasi tutta la squadra evoluta al massimo questo giro. Ne abbiamo ottenuti 2 su 3, cioè 2 Pokémon, cioè 2 evoluzioni. Forse ce la faccio a parlare. Ok. Sperando che riesco a, diciamo, ad avere una buona riuscita del, cioè dell'allenamento dei vari Pokémon, cioè perché con la nebbia è difficile attaccare. Ok, Scorupi. Oh, però Volano attacca parecchio bene, cioè nel senso è, diciamo, non è tanto più semplice, diciamo, per un Pokémon attaccare in questo modo, nel senso con la nebbia riuscire ad attaccare così tanto. Allora, Fantellatore che ne ha 3, eh? Voglio provare con Volano, anche perché, ah, ecco perché, no, perché così non lo sciocco. Ok, pure molto forte, a parte che, diciamo, la cosa, la pecca di Volano è che ha una difesa dei punti vita bassi. Ce la posso fare ad attaccare? Ottimo. Poi è normale che non l'ho mandato KO con un colpo solo, perché Grodol, l'avversario sta facendo usare a Grodol 10.000, ecco, dicevo 10.000 attacchi di tipo, cioè 10.000 maledizioni, quindi ci mette, e quindi si è potenziata la difesa e l'attacco in maniera spropositata. L'unica è Flamella con Rullo Fuoco, sperando che, come avete visto, pure mossa di tipo fuoco non la scalfito minimamente. Se riesco ad attaccarlo, ok, forse ce la faccio, se non va KO. Ok, ultima speranza, perfetto. E ce ne vola veramente tanto, eh. Ok, pure Girafarig KO. Direi di rivitalizzare la squadra, anche perché stanno veramente veramente tutti messi male. No, ok, volevo usarlo
Ok, perfetto. Ho sbagliato l'unica. L'unico che proprio ora ha bisogno di più è aerosalto. Ho usato un edere solo che spero con 10 punti lotta riesco ad arrivare a destinazione. Allora, direi tranquillamente usare aerosalto. E te pareva? Come dicevo, ora no a questa pecca qui. Che ne so, un'altra mossa OP? So, addosso a ora no? Meno male, hanno fallito e quindi... direi provare un mega assorbimento su Raichu, così nella speranza che almeno si recupero qualche mossa. Ok, pure statico. Per il compenso devo arrivare all'elo 36. Antiparalisi. Vediamo che cosa hai da darmi. Cioè, nel senso che puoi utilizzare il Sider. Veramente, veramente un bel Pokémon. Peccato che le mosse di volante sono super efficaci. Allora, dovrebbe essere non tanto efficace, però meno male ho usato doppio team. E quindi io sono riuscito a mandarlo KO. E lo 36 per vola no. Sì, proprio basta, direi di utilizzare Remo davanti, perché è un Pokémon di tipo roccia e terra, mi pare. Quindi direi di cambiare primo membro della squadra. Ok, rifino l'effetto repellente, anche se in teoria dovrebbe... non dovrebbe essermi... diciamo, più necessario. Palla ombra. Ok, perfetto. Qui non si dovrebbe scendere, quindi sto a posto. Ah, ecco. Alla grande. E ci mando in Motim. Che io ovviamente manderò KO in poco tempo. Ok, no, ho sbagliato. La cosa bella di questa parte di gioco è che i Pokémon cominciano, gli allenatori cominciano a dare molta esperienza. Quindi si comincia a livellare abbastanza velocemente. Allora, dopo Memoride, se non ricordo male, direttamente in Evepoli, perché lì avrò la... da lì potrò utilizzare la MN Surf e quindi andare a Canaripoli. E poi fare tutte le cose del caso. Tra Rupevole, Monte Corona e chi più ne ha più ne metta. Ottimo. Qui ci sono strumenti barra Pokémon, cioè allenatore. Ok, altro allenatore, ninja. Che manda uno stanche. Che io già comincio a odiare questo allenatore. Ok, pure muro di fumo, che come se non bastasse la nebbia. Ok, ci manda Golbat. Ok, non è riuscito. Neanche io riesco a attaccare, però compenso almeno non mi toglie i punti. Come non detto, ma quasi mandato KO al Pokémon.
Allora, ce la posso fare. Attacco d'ala. Dai, ognuno manda sempre qualcosa di diverso. No, non riesce ad attaccare. No, veramente proprio 0-0. Oh, gli è fatta. Ora ti diamo un attacco rapido. Se riesco a riattaccarlo. 0-0. Ma vi giuro, ragazzi, non ci riesco a credere. Ho dovuto utilizzare due iperpozioni su Rainbow perché non riesce ad attaccare. Oh, e allora 36. Meno male. Anche perché ora impara Raggio Aurora, mossa veramente buona. Anche per quanto riguarda la Lega, che è una mossa di tipo ghiaccio. Allora, direi di mettere davanti Flamella. Anzi no, direi di mettere davanti Sparkle. Così già si può cominciare a livellare lui prima. Che non ricordo male, per la strada verso e il nostro Namara Nerevoli è un po' più difficile per Sparkle allenarsi. Anche se sto odiando questo Tangela, e quindi metto davanti Flamella con ruolo fuoco. Se almeno un paio di colpi riesco a mandarlo a pausa, spero. E non vedo l'ora, anche se che si evolve. No, proprio non riesco, vi giuro, non riesco ad allenare la squadra. Ok, intanto sì, fulmindenti. Lo so, dovrei fargli scordare azione, però è una fulmindente, una mano santa al posto di Scintilla. Allora, direi che mi rimette davanti Rainbow, sperando a questo giro che si decida ad attaccare. Ok, intanto si abbassa pure l'attacco di... No, una buona mossa a Raggio Aurora. Se va, fa effetto, ovviamente. Ok. Ok, Buizzle. Tipo acqua, quindi debole contro le mosse tipo elettro. Quindi direi di usare l'ennesima iperpozione. Ok, una shock, quindi ok, almeno una lotta da solo Rainbow, cioè Rainbow Sparkle, riuscire a finirla almeno almeno quello, giustamente direte voi. Ok, Bacca Kiwi. E infine Bakugawa, anzi, sbagliato. Allora, finalmente siamo qui a Memoride. E non vedo l'ora di arrivare. Quindi facciamo giusto per par condition l'ultima lotta. No. Ok. Qui in teoria, ok, ripresa. Perfetto. Livello 36 per Sparkle. E quindi, a parte Flamella, che per ovvie ragioni non siamo riusciti a portare il livello 36, tutta la squadra è a livello 36, sperando che
di riuscire a far evolvere presto anche Flamella. Allora ragazzuoli belli, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.